Professor Cernoia, lei quanti anni ha intanto e da quanti insegna? Io ho praticamente 64 anni, li compio giorni e insegno da 40 anni. E 40. questo è il 40° anno di insegnamento. Ecco, lei sta insegnando ai figli dei suoi primi Sì, ma alunni? da molto tempo che ho i figli dei miei primi alunni, perché ho insegnato praticamente nello stesso istituto, quindi per quasi tutta la mia carriera scolastica. Ecco, l'istituto è l'istituto comprensivo di L'istituto San con... Pietro il Natisone. Sì, lei però dice a questa età, siccome ha 3 anni ancora, 3 anni scolastici di insegnamento davanti, lei dice potrei insegnare ai nipoti dei miei primi alunni. Sì, perché è da molto tempo che vedo i miei primi alunni girare già con i capelli bianchi e ho i loro figli, e anche facendo un conto dell'età, ormai potrebbero arrivare ragazzini tra qualche anno di una decina d'anni, cioè in prima media. Ecco, lei ha scritto al ministro nell'ambito di un forum organizzato dal quotidiano La Repubblica. Cosa ha chiesto al ministro? Ho chiesto al ministro se ritiene normale che uno si ritrovi in questa situazione alla mia età a insegnare dei ragazzi così giovani, e cosa può fare il ministro per risolvere una situazione di questo tipo. Ecco, cosa le ha risposto il ministro? Ma il ministro è sembrato molto evasivo e non al corrente della situazione, nel senso che ha ipotizzato che il mio caso sia molto un caso isolato, mentre in realtà siamo diversi colleghi di pari età, diciamo comunque vicini di età in questa situazione. Ha ipotizzato addirittura che la mia carriera non fosse stata così continua, che avessi avuto delle interruzioni, mentre in realtà io ho una carriera continua, di 40 anni di insegnamento più anni precedenti di lavoro. Ecco, quindi soddisfatto di questa La risposta? risposta no, vorrei che si facesse una riflessione su questo tema, anche se non è possibile mandare in pensione gli insegnanti, forse bisognerebbe occuparli, far comunque entrare nuove leve nella scuola e occupare gli insegnanti anziani in altro modo. Ecco, se non si intraprende questo percorso, cosa rischi alla scuola? Beh, sicuramente un invecchiamento, perché io ricordo, avendo iniziato da giovane, che gli insegnanti giovani hanno dato una grossa spinta di novità alla scuola. Chiaramente, mancando forze giovani, la scuola un po' si impoverisce, manca uno spirito di innovazione, sarà diciamo, un rallentamento della crescita della scuola.